Vabbè, la Calusca era già un luogo di informazione per tutta la città, aperto a tutti i movimenti, non ha mai avuto settarismi di sorta, cioè veramente Primo Moroni riusciva a parlare, a comunicare con chiunque e a diffondere il pensiero di tutti, per cui in parte era già conosciuto, io perlomeno la frequentavo già da prima e lui già da prima teneva la fanzine fame e le cose, gli scritti, le robe del nostro gruppo di Baggio lì. Per cui c'è è stato facile, voglio dire, che avere poi un'ulteriore apertura. C'erano già le basi, si è trattato semplicemente di riuscire a dialogare un po' meglio. E anche la Calusca diventa un altro dei luoghi frequentato da queste tribù metropolitane, che erano tutte queste varie forme, tendenze, modi di essere, di manifestare il proprio antagonismo nella città. La Calusca diventa anche uno dei luoghi dove viene consacrato, se vuoi, il writing. Aspetta, prima c'è un'altra roba da dire, che è questa. Allora, in realtà, già da qualche tempo la Calusca, prima del tagliuzzamento, era rifornita di fanzine, perché gliele portavano quelli del virus, gliele portava Giacomo Spazio, e le portavate voi, e già all'ingresso della Calusca, sto parlando di Corso di Porta Ticinese, entrando sulla sinistra c'era una notevole metratura espositiva di fanzine che i compagni costantemente Evitavano. evitavano e tiravano dritto per andare al settore rivisteria più politica. E io mi ricordo perfettamente, cioè io ce la frequentavo perché sono sempre stato appassionato di comunicazione politica, per cui in Calusca, come te, ci andavo già prima. Mi ricordo perfettamente quando il giorno che Moroni mi ha telefonato e mi ha detto: "Pronto, mi chiamo Primo Moroni dalla libreria Calusca, avrei bisogno di parlarti." E gli ho detto: "Oh, ma Primo, ma io sono stato lì ieri e non mi hai detto niente." Perché lui non aveva capito che io ero io e noi eravamo noi. Comunque, quello che mi doveva dire è che c'era una specie di offerta per scrivere un articolo su quello che era successo al Porta Romana sulla rivista Metro Operaio, che finalmente, appunto, dal titolo si capisce l'orientamento, avevano capito che esistevamo. E in effetti l'abbiamo fatto e dopo qualche tempo ci siamo presentati e abbiamo chiesto a Primo se potevamo d'estate, quell'estate, gestire Gestire la noi. libreria. Allora lui all'inizio ha detto un secco no, e poi la sua compagna Sabina invece ha insistito dicendo che per nostra fortuna la libreria aveva bisogno di un'iniezione di nuove risorse. Insomma, ha convinto Primo a lasciarci la libreria quell'estate. E noi ne abbiamo fatte abbastanza di pesanti. Allora, siccome abbiamo chiaramente pubblicizzato che avremmo gestito durante il mese di agosto, allora agosto Milano, soprattutto in quel periodo lì dove c'erano, vabbè, insomma, stavano diminuendo, ma di fabbriche ce n'erano ancora un tot, agosto era ancora più deserto di adesso. E per cui, insomma, non si pensava in realtà che ci fosse così grande afflusso di soggetti. E, insomma, pubblicizziamo questo fatto qua che gestiamo la libreria Calusca. I primi che si presentano erano due dei servizi segreti che subito chiaramente dovevamo martellare con i nostri scherzi. Abbiamo cominciato a mandarli in paranoia. Poi la seconda nostra vittima è stata una giornalista del Manifesto. Con dei sondaggi sulle letture. Esatto, è stata una giornalista del Manifesto. Il Manifesto era una delle nostre vittime preferite per i nostri scherzacci dell'area compagnosa. E abbiamo dato dei falsi dati sui venduti di quel periodo, mettendoci
dei libri ultra radicali da una parte, tipo questo libro che praticamente era una raccolta di 500 pagine sui nomi dei detenuti politici, cioè un'iniziativa meritoria, però era un libro assolutamente illeggibile e abbiamo detto che quello era il bestseller. Chiaramente questa cosa da lei pubblicata ha avuto immediatamente un esito fortissimo. L'editor di quel libro, che era una importante compagna che si è sempre sbattuta per i detenuti politici, che credo adesso stia a Cuba, qualche giorno dopo l'articolo è venuto in libreria, ci ha guardato in faccia e ci ha detto: "Io se fossi in primo mi vergognerei di tenervi qua. Fa, io a voi non vi rivolgerò mai la parola", che poi non è vero, perché alla fine è diventata anche nostra amica. Comunque abbiamo fatto un bel casino, abbiamo tirato lì un sacco di soggetti che libreria non ci avevano mai messo piede, in quel tipo di libreria. Abbiamo fatto il record di venduti del mese di agosto, e alla fine, diciamo, il giorno prima che Primo tornasse, gli abbiamo fatto uno scherzetto che, diciamo, che ha aperto Che ha la stagione. consacrato la stagione, era già iniziata da un paio d'anni, però ha consacrato la stagione del writing, dei graffiti, insomma. La libreria seria, politica, per eccellenza, si è trovata dipinta sulle due saracinesche un sadomaso, una scritta sadomaso che insomma voleva raffigurare la nuova funzione. Vi potete immaginare i compagni Gli militanti, ortodossi. gli ortodossi, metà anni 80, cosa hanno pensato quando hanno visto la scritta Sadomaso sulle saracinesche della Calusca. Lo stesso Primo, che è passato casualmente tornando a casa dalle vacanze davanti alla libreria, pensava di essersi sognato, ha fatto ritornare indietro il taxi per verificare la cosa, ed è da dire che poi l'ha presa con notevole filosofia. Però effettivamente da lì, insomma, la libreria ha preso diciamo, un'altra funzione, almeno per quanto riguardava la nostra area, tanto che poi qualche mese dopo abbiamo aperto un vero e proprio spazio di distribuzione dei nostri materiali all'interno della libreria, e lì diciamo che la fusione, la confusione tra i diversi soggetti ha avuto pieno esito.